perimetri blindati di quell'apartheid planetarizzata chiamata capitalismo, la sola libertà concessa e ammessa è quella intesa e praticata alla stregua di una liberalizzazione permanente. E questo secondo il piano inclinato che ci porta dall'annus horribilis del 1968 come anno di liberazione non dal capitale bensì del capitale fino al nostro presente della società integralmente reificata a cinismo avanzato e a capitalismo assoluto totalitario. In effetti oggi entro gli spazi blindati dell'open space mondializzato del libero mercato pare che la sola libertà possibile sia quella concepita come liberalizzazione individualistica e consumistica della realtà per atomi erranti che tanta libertà hanno quanta possono in concreto acquistarne. La libertà così intesa diventa coestensiva rispetto al valore di scambio disponibile individualmente. In effetti, comunque la si voglia considerare, quale che sia l'angolatura dalla quale noi la guardiamo, la società del free market system, la società della democrazia di mercato, è una società che sempre più restringe gli spazi autentici della libertà e sempre più estende quelli della mercificazione, inducendo gli ergastolani della caverna platonica globalizzata a intendere la libertà come liberalizzazione, come se appunto la sola libertà possibile coincidesse con quella disponibile per l'oltreuomo nicciano attraversato da flussi consumistici di volontà di potenza illimitata. L'individuo si libera da tutti quei vincoli e quei legami pre-capitalistici, borghesi, proletari, centrati sulla famiglia, sulle radici etiche di hegeliana memoria, sulla comunità, sulla trascendenza religiosa, e diventa individuo atomizzato e monadico, sovrano e quindi libero di fare tutto ciò che vuole a patto che ne abbia la disponibilità economica. La società sessantottesca è oggi pienamente compiuta nella società di libero mercato integrale e con liberalizzazione totale dei consumi e dei costumi. Il 68, con il suo miraggio falsamente emancipativo, ha falsamente contrabbandato la liberalizzazione individuale come libertà della società tout court. Ha frainteso il discorso della rivoluzione di Marx con quello del martello di Federico Nietzsche. Dal punto di vista dei 68ardi, la libertà cessava di essere un progetto utopico, sociale, di emancipazione dal capitalismo e di lotta di classe per trascendere i confini della società di mercato e produrre la libertà uguale di tutti, e prendeva invece a essere intesa e praticata come lotta individuale per la libertà di potenza totale dell'individuo libero dai vecchi retaggi borghesi. In altri termini, le lotte del 68 contro la borghesia hanno spianato la strada non all'avvento del sol dell'avvenire comunistico, bensì alla società a capitalismo post-borghese assoluto, la società del turbocapitalismo liberalizzato. Da questo punto di vista possiamo ben dire, senza tema di smentita, che oggi la sola libertà esistente è quella che coincide con la liberalizzazione consumistica e individualistica dell'essente. In questa luce si spiegano tutte le odierne battaglie che non solo la destra finanziaria del danaro conduce, ma che la stessa sinistra fucsia arcobaleno post-marxista, come sovrastruttura legittimante l'ordine mondiale, a condurre in primo piano. Per la sinistra oggi, come alleata superstrutturale della destra liberista del danaro, la libertà non è più quella di Marx e Gramsci, la libertà del lavoro e dal capitalismo, ma è la libertà intesa come liberalizzazione individualistica per consumatori onnipotenti, per oltreuomini nicciani, post-borghesi, post-proletari, che tutto possono fare a patto che se lo possano economicamente permettere. La società stessa, sotto questo sembiante, assume l'immensa forma di un bazar consumistico, di un supermercato dove tutto diventa merce che scorre sugli scaffali e che ciascun individuo, come portatore post-borghese, post-proletario di volontà di potenza, può acquistare perché si è ridisposto nel frattempo ogni essente nella forma della merce circolante.